Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Star Wars Lego. Siamo nell'episodio 4, la Una Nuova Speranza. Siamo qui con C3PO e R2D2 e dobbiamo andare a consegnare un messaggio soccorso qui su Tatooine, dove siamo approdati, perché hanno catturato la principessa Leia. Quindi vediamo di incontrare il maestro. C'è un passaggio? Dovremmo guardare più da vicino. Ne ando un po' di te, R2. E continuiamo la storia. Povero me. Luke, porta questi due al garage. Li voglio puliti prima di cena. No. D'accordo, andiamo. Cosa volevi affibbiarci, Beh, piccolo amico, qui dentro c'è qualcosa che è incastrato proprio bene. Eravate sull'incrociatore stellare o... Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Cos'è questo? Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Dice che è di proprietà di Obi-Wan Kenobi e che è un messaggio privato per lui. Ehi, ehi, dove credi di andare? Ok. E siamo Luke Skywalker. Eccoci qua, episodio 4. Oh, quanta roba. Quel piccolo droide mi causerà un sacco di problemi. Ah, è la sua specialità, signore. Aspetta, però. Ah. Perché non me lo fa fare? Solleva! Vabbè, allora, aspetta, va. Lo rimettiamo su. Dov'è Luke? No, qui non è. Eccolo qua. No, questo è Anakin Skywalker episodio 1. E dov'è? Eroi. Dovrebbe essere qui tra gli eroi, coso. No. Eccolo che episodio qua. Ok, qua. Andiamo da R2. Aspetta, R2. Che era andato di là, però. Mi serve R2 lì. Vabbè, andiamo. Abbiamo perso troppo tempo. Vediamo un po' sta cavolo di casa. Ma dove è andato? C'è un droide sullo scanner. Potrebbe essere l'unità R2. Ok.
Vediamo se è andato qui. No. È lì, 34 metri. Dov'è? Eccolo là, guardalo dov'è. Affan bagno, R2. Le mie scuse, signore. Quell'unità R2 ha sempre creato problemi. Lo zio Owen non sarà contento se me lo lascio scappare. Andiamo a riprenderlo. Vieni qua, R2. Che cos'ha che non va adesso? Dice che ci sono numerose creature in avvicinamento. Sapipoli. Guardate qua che mira, la spettacolare mira di uno Skywalker, di un camminatore del cielo. E adesso? Ciao, sei fortunato ad essere ancora tutto intero. Ben Kenobi, come sono contento di vederti. Dimmi, giovane Luke, che cosa ti porta così lontano? Questo piccolo droide dice che cerca il suo precedente padrone, Obi-Wan Kenobi. È tuo parente? Obi-Wan Kenobi? Non sentivo questo nome da molto tempo. No, lo conosci? Beh, certo che lo conosco. Sono io. Rivelazioni. Ora gli hanno messo una voce un po' troppo giovanile per Obi-Wan, rispetto all'età che dovrebbe avere. Quando te la senti, entra pure. Risponderò alle tue domande. Va bene. Hai combattuto le guerre dei cloni? Sì, un tempo ero un cavaliere Jedi, proprio come tuo padre. Il che mi ricorda... Com'è morto mio padre? Cos'è? La spada laser di tuo padre. E ora vediamo di scoprire che cosa sei, mio piccolo amico. Generale Kenobi, ho affidato informazioni vitali per la sopravvivenza della ribellione al sistema mnemonico di questa unità R2. Mio padre saprà come recuperarle. Devi far sì che questo droide arrivi da lui sano e salvo ad altri. Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Devi imparare le vie della forza. Devo andare a casa. È tardi, sono già nei guai. Zio Owen! Zio Beru! Non c'è niente per me qui adesso. Voglio imparare le vie della forza e diventare uno Jedi come mio padre. Vieni, dobbiamo andare a Mos Eisley. Là troveremo un pilota che ci porterà su Alderaan. Possiamo prendere il mio speeder? Ha cambiato idea facilmente il nostro amico qui, eh? Vai! Spaziale di Mos Eisley. Non troverai mai un peggior covo di frecce e criminalità. Credi davvero che qui troveremo un pilota che ci porterà su Alderaan?
Conosco una taverna frequentata da molti abili piloti, ma fa attenzione a dove metti i piedi. Non è un posto molto accogliente. Ah, oh, fantastico. Grazie dell'avviso. E si balla! Allora, dobbiamo andare qua, qua, qua. Alt, fammi vedere i tuoi documenti e portate l'acqua ai droidi. Un posto di blocco imperiale. E adesso? Me ne occupo io, Luke. Trucchi mentali! Che figata! Ah. E perché non lo fa? No, sbagliato, aspetta. Uno, due. Ah, uno. Uno, due, due. Yes! Questi non sono i droidi che state cercando. Questi non sono i droidi che stiamo cercando. Levatevi! Non capisco come abbiamo fatto a superare quei soldati. Credevo fossimo spacciati. La forza può avere una grande influenza su chi ha la mente debole. Adesso andiamo alla taverna. Dobbiamo trovare il nostro pilota. Allora, il nostro pilota. Ah, io faccio così, vedi come gli evito i posti di blocco. Hihi. Ha girato il sistema. Ehi, i tuoi droidi devono aspettare fuori. Non li vogliamo qui. Dovremmo chiedere di un pilota che ci porti ad Alderaan. Ok, chiediamo in giro. Scusi, signora? Cerca di non far arrabbiare quel tizio peloso, se vuoi continuare ad avere tutti gli arti attaccati. Conosci qualcuno che possa aiutarci a raggiungere Alderaan? Possiamo pagare. Portami da lui. Una razza di... Non gli piaci? Spiace, non lo infastidirò. Nemmeno a me piaci. Farò attenzione allora. Sei morto! Han Solo, sono il capitano del Millennium Falcon. Chube qui dice che cercate un passaggio per Alderaan. Esatto, sei una nave veloce. È abbastanza veloce per te, vecchio. Qual è il carico? Solo passeggeri. Siamo io, il ragazzo, due droidi e niente domande. Ok, vi siete trovati una nave. Partiamo non appena siete pronti. Baia d'attracco 94. 94? Perfetto! E si va su Alderaan! Ok, proviamo questa baia d'attracco. Chiedo scusa, signore, ma secondo R2, la baia d'attracco 94 è dall'altro lato di questo insediamento. Luke, assicurati di essere preparato alla partenza. Mi raccomando, preparati, ragazzo. Oh, mamma mia.
No, però mi piace sto gioco. Poi raga, vi porterò anche altri titoli della Lego, adesso che ho il vecchio trucco del Banta davanti alla porta. Dicevo, adesso che ho aggiornato il plus, questo è un altro ciube. Ho praticamente la possibilità di portare altri titoli della serie Lego. Quindi, e voilà. Che ammasso di ferraglia! Non sarà un granché a vedersi, ragazzo, ma è quello che ha dentro. Giove, ma che succede? Ti avevo detto di prepararla. Uno spuntino, abbiamo degli orari da rispettare. Fermate quella nave! Ah. Oh mamma! Dobbiamo prepararla per decollare. Adesso! Occupati della cabina di pilotaggio del cannone dei sensori, hai capito, palla di pelo? Sì, R2, possiamo sistemare la scala in posizione. Andiamo. Ah no, serve Luke. Pensavo di dover usare R2. Andiamo, dobbiamo far volare questo uccellino. Ok. Perfetto. Il Falcon non si riparerà da solo. Mi serve lì. Ok, vediamo un po' di sistemare tutta sto ambarabacicicocò di roba. No. Componenti per il Millennium Falcon. E voilà. Costruiamo. Attenzione con i comandi e non perdermi i dati. Beh. Ci sono sempre così tanti assassini. Uh.
Ok. Quindi? Ho fatto fuori Obi-Wan. Dai, Ciube, muoviti però. Mi è saltato la testa. Ok, è lì. Cosa abbiamo da fare? Ma ok. Pensavo di essere abbastanza lontana, invece. Vediamo un po' cos'ha. Credi che basterà tirargli della spazzatura? Rimetti in funzione quel cannone. Siamo troppo occupati per sprecare fiato con i per favore e i grazie. Siamo quasi pronti. Chiude, continua così. E noi spariamo. Vai, andate via. Ne arrivano altri. Levati R2. Chi altro? Luke, anche te non metterti davanti però. E già sono stupidi quelli là. Ok, ora serve solo l'antenna. R2, levati. Vai.
Olè. Antenna parabolica installata. Chewbacca, il nuovo sensore è pronto per l'installazione. Ecco qua. Sai quanto è difficile trovare un disco rotondo? Smettila di spararci contro. Adesso andiamo a proteggere dai cecchini. Dov'è Luca? Ah, è finito sotto, ok. Quindi Chube, come siamo messi? Puntando ancora. C'è ancora qualcuno? Penso abbiamo finito ormai. Sì, finito. Bravo Chu, continua così. Tutto? Certo. C'è saggia osservazione. Apri la rampa. Vediamo un po' qua. Dureremo ancora a lungo se non abbassiamo quella rampa. Farala a dovere. Dobbiamo uscire di qui tutti d'un pezzo, non in 7000 pezzettini. Ok, così qui loro non possono più venire. Olè, trofeo guadagnato. Chi ti ha dato il permesso? Io me lo sono dato il permesso, perché? C'è qualche problema? Questi blaster? Sai che ci siamo, Chube, muoviti. Ok, bravo Chube. Portaci fuori da qui, Chube. Quelli erano i droidi che stavamo cercando. Preparatevi, faccio il salto alla velocità della luce. Stiamo per raggiungere Alderaan. Cosa? Ma dov'è? Distrutto dall'impero. Va verso quella piccola luna. Non è una luna,
È una stazione spaziale. Ah, siamo dentro un raggio traente, ci risucchia! Non puoi vincere, ma ci sono alternative alla lotta. Nessuno a bordo, signore. Manda una squadra a setacciare ogni centimetro di questa nave. Sì, signore. Percepisco qualcosa. Una presenza che non sentivo da... Ah! Ah! Era quella... Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Così familiare. È ridicolo, anche se riuscissi a decollare non supererei mai il raggio traente. Lascia fare a me. Ok. Molto bene, ragazzi. Direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta riparto. Sono camuffato come voi. È saggio che io mantenga le distanze da questo tizio. Per non destare sospetti. Dicevo, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.